A Teramo il GAL Gran Sasso Laga ha presentato il programma di investimento da 4 milioni di euro del fondo leader del programma di sviluppo rurale che saranno investiti su 26 comuni delle aree interne. Il tema principale del progetto di sviluppo è quello del turismo sostenibile che integra diversi ambiti tematici legati allo sviluppo e all'innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali. Il Giro d'Italia ai Prati di Tivo è una ciclovia che valorizza i cammini della transumanza sono tra i principali obiettivi del progetto. Dopo tanti anni di battaglie finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento, ne siamo orgogliosi adesso. Ci impegneremo al massimo per spenderli al meglio. In primis il turismo sostenibile perché soprattutto dopo il Covid riteniamo che il nostro è diventato un territorio ideale per realizzare questa nuova esigenza dei cittadini, dei cammini lenti, del turismo esperienziale. Il progetto sarà concretizzato con i fondi del programma di sviluppo rurale da cui il GAL di Matone era rimasto escluso, una programmazione che vuole valorizzare i beni culturali e il patrimonio artistico ambientale legati al territorio dell'economia rurale e delle aree interne, a cominciare dalla transumanza che dal 2019 è diventata patrimonio immateriale dell'UNESCO, grazie proprio alla proposta di candidatura presentata da alcuni GAL. Noi dobbiamo concentrare la massima energia, gli sforzi. Io martedì peraltro uno di questi comuni, Cortino, che vedrà l'approvazione del piano speciale della ricostruzione in cabina di coordinamento del sisma con il commissario Castelli, si tratta di oltre 12 milioni, 12-13 milioni di investimento su quel comune per la ricostruzione. Si aggiunge a questo tutto il lavoro che abbiamo fatto sul cratere sismico per accelerare le pratiche della ricostruzione, è stato molto avanzato ormai di istruttoria, si comincia ad apprezzare anche un impegno della spesa consistente. Questa del GAL era peraltro un'ingiustizia che abbiamo contribuito a sanare e a ripristinare una sorta di equità tra tutti i territori, reinserendo anche il GAL dei Monti della Laga in questo progetto e rendendo possibile questo investimento sull'economia sostenibile.